Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Come ogni settimana, due consiglieri regionali ospiti nello studio. E oggi il consigliere regionale Carla Casciari del Partito Democratico Grazie. ed il consigliere regionale Sergio De Vincenzi, gruppo consigliare Ricci, Presidente. Salve maggioranza e opposizione, come sempre. Oggi il dibattito parte dal tema politico del momento, eh, sarà la stessa Carla Casciari a definirla, quella che viene chiamata crisi politica, qualcuno dice crisi di giunta, eh, l'assemblea non si riunisce, è una crisi interna al Partito Democratico e allora avendo un esponente del Partito Democratico abbiamo l'interlocutore adatto per eh, sapere qualcosa in più. Eh, su questo momento, che sta vivendo il partito di maggioranza e quindi di conseguenza la politica umbra. Sì, eh, buonasera. Eh, sì, certamente una crisi, una anche direi una brutta crisi, eh, soprattutto nei, nei modi. Eh, il Partito Democratico sta lavorando per ricomporre questa frattura. Eh, devo dire personalmente eh, che conosco Luca Barberini perché è stato anche mio collega nella precedente eh, giunta eh, insieme cioè al Presidente dell'Assemblea legislativa e questa reazione non me la sarei proprio aspettata. È una persona preparata, è una persona che ha sempre avuto una grande responsabilità di governo, quindi eh, credo che rientrerà da questo momento insomma, di, di impasse eh, proprio perché aveva deleghe importanti, perché la sanità ha bisogno, come dice, come sostiene anche di scelte innovative e, e credo che la Giunta sia il posto migliore per fare quelle scelte innovative, eh, per creare una discontinuità. Eh, posso raccontare la mia esperienza personale, io sono stata vicepresidente per, diverse, eh, per vicissitudini diverse, ho avuto cinque dirigenti per il sociale, tre dirigenti... Eh, per eh, quanto riguarda l'istruzione ho fatto il mio lavoro di politico, loro hanno fatto il loro lavoro di tecnici. Quindi, insomma, non credo che poi eh, diciamo, la persona eh, possa fare la differenza. Eh, quindi credo che insomma, si sta lavorando per ricomporre la frattura, credo che eh, Luca Barberini debba rientrare in giunta perché così è una giunta un po' eh, diciamo: eh, che, che gli manca un pezzo, eh, già è difficile il lavoro di quattro assessori se ne manca uno, cioè l'iperdelega eh, rende difficile anche i rapporti, l'essere presenti poi eh, nel territorio, l'essere presenti nei tavoli regionali e nei tavoli nazionali, quindi il suo lavoro è stato essenziale e credo che lo sarà ancora e stiamo lavorando per ricomporre questa, questa frattura. Quindi la situazione è fluida, diciamo. il Partito Democratico sta eh, lavorando appunto, eh, sui rapporti, sulle tesi, sulle varie anime no, che compongono un partito e, e soprattutto c'è in ballo la questione di questo assessorato che poi è anche quello più pesante, quindi un problema comunque da risolvere entro brevissimo tempo. De Vincenzi, vista invece dal di fuori questa crisi di maggioranza, ha delle ripercussioni, adesso è saltata l'assemblea legislativa, come consiglieri di opposizione vi apprestate a presenziare l'Aula, ma non ci sarà alcun dibattito perché non è convocata. No? Questa è una vostra manifestazione, ce ne sono state anche altre. Sì, assolutamente. Eh, noi siamo molto preoccupati, ma credo che lo debbano essere e lo saranno sicuramente eh, tutti i cittadini umbri, perché noi viviamo una situazione di paralisi in Regione. Eh, sicuramente una paralisi istituzionale per quanto riguarda il, il Consiglio, ma eh, ovviamente sarà anche una paralisi: è una paralisi anche di tipo operativo, visto che eh, in questa fase di indecisione e di passaggio delle deleghe, che eh, ci dice anche adesso la, la collega, si vorrebbe temporaneo, ma che in realtà eh, dice che eh, nulla si fa eh, in questa fase se non lo strettamente ordinario eh, impellente e quindi noi crediamo veramente che questo PD ci debba riportare a voto perché se le cose stanno così eh, deve riconoscere l'impasse nel quale sta gettando tutta l'istituzione ora noi crediamo anche che non sia semplicemente una, una crisi come molti dicono di, di potere, di poltrone, di, di posti da occupare. Poi potremmo dire altre cose anche sull'innovazione perché non crediamo che certe scelte siano state di innovazione. Temiamo invece che con l'agenda che vede all'ordine del giorno numerosi temi, eh, e poi potremmo riapprofondire questi ma ne citiamo alcuni, eh, ad esempio tutto il problema della Geseno con l'interdittiva antimafia, quindi il problema dell'istituzione eh, dell anche eh, dell'agenzia unica per eh, i rifiuti e per eh, l'idrico. Quindi la geotermia, il bilancio che ci preoccupa notevolmente perché eh, non ci dimentichiamo che la relazione della Corte dei Conti ha messo in luce numerose discrasie. Quindi, siamo veramente preoccupati e non vorremmo che questa crisi sia in realtà una crisi di facciata di fronte a problemi che eh, la, diciamo, la comunità Umbra eh, chiede di affrontare seriamente. Quindi lei De Vincenzi sostiene che oltre alla crisi diciamo, tutta politica di, di dibattito interno al partito invece ci possono essere altre questioni che hanno provocato questo Momento di, Se di vogliamo fare un parallelo con quello che sta accadendo o è accaduto a livello nazionale, mentre parlavamo di unioni civili, che cosa è accaduto? È accaduto che eh, otto mesi fa per esempio la Pirelli è diventata tutta cinese, eh, attraverso la Pirelli eh, la Chemchai ha acquistato la Singenta che ha praticamente il monopolio europeo delle sementi e dei fitofarmaci, parte del... <coughs> Del mare italiano è diventato francese, eh, che, che se ne dica, e, e cose di questo di, diciamo, cronache di questi giorni. Il ministro Boschi ha, ha presentato un decreto per cui bastano sette rate non pagate dei mutui, per cui la casa diventa automaticamente delle banche. Quindi, Quindi non vorremmo che ci, sono... che ci sia una deviazione e eh, un fumo. Innalzato per non farci vedere molto altro che sta sotto. Casciari, accuse quelle di De Vincenzi che sono diciamo così alla gestione politica, questa volta del governo. Abbiamo parlato, no? Cioè, beh, il PD allora. Eh, a Roma invece che cosa deve affrontare è vero che di queste unioni civili si è parlato moltissimo forse il paese è andato anche un po' in saturazione no? perché per quanto rispettabile e importante sia l'argomento e non si scherza naturalmente con la vita e con la sensibilità delle persone di qualunque orientamento siano eh, però è un argomento che in effetti ha dominato le cronache e De Vincenzi diceva ma sotto però accadono intanto delle cose. Allora, l'indirizzo in, diciamo proprio anche a livello di governo invece del Partito Democratico è... Beh, eh, Intanto credo che sulla, diciamo a livello nazionale si sia colmato un gap culturale che ci vedeva indietro rispetto a tanti altri paesi europei, quindi bene quello che si è fatto, forse si poteva fare meglio, il governo si è impegnato in un tema altrettanto importante, importante, che è quello delle adozioni, eh, e quindi di rivedere anche eh, tutto il percorso delle adozioni, eh, che è eh, per chi purtroppo ci è passato un percorso difficile, pieno di ostacoli, non solo riguardo, anzi eh, purtroppo anche per le coppie eh, eterosessuali. E quindi eh, credo che un punto si sia messo quello di riconoscere una parte dei diritti eh, che in Italia erano negati, quello sulle unioni eh, appunto di persone dello stesso sesso eh, e ora avanti eh, e su questo magari forse c'è bisogno di altrettanta attenzione mediatica perché se c'è stata per i diritti dei, di quei bambini ci deve essere per i diritti di tutti i bambini eh, perché non è possibile che eh, per esempio per avere in adozione un bambino spesso si debba passare insomma, da fantomatiche associazioni più o meno accreditate che, che, che insomma eh, rendono difficili i, le adozioni nazionali e Altrettanto difficili, ma economicamente anche eh, diciamo con un impegno economico importante quelli internazionali. Quindi c'è bisogno di vigilare anche in questo ambito. E mi auguro che tutti quelli che hanno difeso i bambini, che non hanno voluto difendere i bambini delle coppie eh, omosessuali, parlo soprattutto mh, di un comportamento veramente diciamo, forse con poca responsabilità del, dei rappresentanti del movimento. 5 Stelle al governo difendano i diritti di tutti i bambini e quindi si impegnino insieme al, al, al Partito Democratico ad affrontare il tema invece altrettanto rilevante, quello delle adozioni. De Vincenzi, volevo intervenire su questo tema, visto che parliamo dei, dei figli, dei bambini, di tutti. Ma eh, a me pare che ci si nasconda dietro questa enunciazione dei diritti dei bambini per negarli, perché la legge delle unioni civili in realtà aveva come obiettivo proprio annullare il diritto del bambino ad avere un papà e una mamma certi. Eh, di fronte a questa diciamo, eh, negazione palese ed evidente, il 90% degli italiani si sono, in una misura, dichiarati contrari e eh, le piazze del 20 giugno e eh, di gennaio ce l'hanno detto chiaramente. Ora, quello che noi veramente. Io personalmente poi non capisco l'accanimento di, eh, di un governo nazionale su un tema eh, così sensibile e etico e eh, l'aver messo la fiducia su un uh, provvedimento di questo genere dice molto altro di questo governo. Dice che è un governo scollato dalla realtà popolare, un governo dei poteri forti. Delle banche, di tutta una serie di realtà che non appartengono al vissuto quotidiano delle persone. Nella fattispecie eh, parlare di diritti dei bambini di coppie omosessuali significa parlare del diritto fondamentale di un bambino ad avere un'identità. Ora, dire ad un bambino eh, che non esiste la mamma perché è una mamma surrogata che ha posto in essere una gravidanza a seguito di una eh, transazione economica, significa da un lato aver usato e eh, diciamo, negato il diritto della donna a poter decidere liberamente della propria vita, dall'altro significa anche che qualcuno ha comprato un bambino, che, che se ne dica eh, il diritto del bambino, in questo caso all'adozione, nasce ma perché creata all'origine con consapevolezza e determinazione, quindi se vogliamo parlare di adozioni per realtà che non volendo si sono determinate nella vita pur essendoci a monte un padre e una madre certi è un discorso, parlare di adozioni in un contesto di eh, così, consumistico, di commercializzazione delle persone, perché di questo parliamo e parliamo di diritti a questo punto individuali che non rispondono a una realtà concreta, ma parliamo anche di smembramento della società, perché nel momento in cui trasformiamo il diritto da personale a un diritto individuale, è chiaro che non esiste più la collettività, il bene comune, e lo stiamo vedendo. Accanto a questo poi ci sono tutta una serie di risvolti economici che non dovremmo dimenticarci perché eh, se andiamo a vedere il DDL Cirinna che cosa prevede? Prevede che il TFR e la reversibilità spettano al, eh, all'altro partner dell'Unione eh, dell Civile, non spettano ai figli, mentre invece a livello di... Eh, successione 50% di legittima aspetta al partner sopravvissuto e il 50% ai figli per cui in realtà vogliamo parlare di diritti del bambino qui sono spariti tutti ed è chiaro e sono tanti gli aspetti di questa legge adesso io non voglio essere tacciato a mia volta di occupare l'intera durata della trasmissione con questo argomento vedevo però che Carla Casciari che naturalmente ha già esposto le sue idee diverse faceva dei cenni eh, negativi eh, rispetto a quanto affermato dal consigliere De Vincenzi? Ma no, io credo che mh, riconoscere eh, insomma, quello che il DDL Cerina voleva imporre nella sua totalità sia stato, do, mh, doveva essere un atto dovuto. Uh, cioè, non, non ci nascondiamo che queste realtà esistono, che purtroppo l'utero in affitto in altri paesi è legale e quindi non capisco perché questi bambini che arrivano comunque in Italia, perché le cronache ci sono e quindi e mm. dobbiamo negare l'evidenza di una realtà e quindi comunque sono bambini che diventano uh, cittadini italiani. Eh, credo che abbiano, debbano avere gli stessi diritti, visto che in altri paesi eh, questa pratica è consentita, quindi vuol dire mettere da una parte un tipo di bambino e invece magari privilegiare il bambino della famiglia cosiddetta eh, naturale, questo credo che non, non sia né etico e né in un'altra parte civile in un paese dove appunto la realtà... Eh, è ben altra perché siamo in un contesto non solo italiano ma internazionale. Tutto qua. Fra i temi di oggi eh, c'era anche quello dei figli e dell'istruzione. Approfittando di avere con noi l'ex assessore anche all'istruzione, appunto la dottoressa Casciari. Eh, il mondo della scuola è un po' in fermento, stanno per entrare 820 insegnanti, però colgo la mentele, solo 52 sono quelli di sostegno e a quanto sembra dalle scuole, dalle classi, vi viene invece un urlo di necessità. Eh, purtroppo servono invece molti insegnanti di sostegno, la situazione nelle nostre classi è sempre più difficile. Dal suo punto di vista, quali sono gli aspetti positivi di questo movimento che c'è all'interno della scuola, anche se poi la Cherel è a livello di, di giudici, insomma si dovrà stabilire se è corretto, se sono stati emarginati gli insegnanti senza contratto, quelli precari, diciamo, ecco, quindi c'è un, un movimento notevole intorno alla scuola. Sì, eh, dunque intanto credo che il governo abbia avuto un merito eh, portare la scuola al centro, no? eh, la buona scuola è stato un momento di dibattito qualche volta acceso, qualche volta... Eh, invece propositivo, eh, sono stati rifinanziati dopo credo dieci anni interventi di edilizia scolastica con dei piani eh, nazionali importantissimi che in Umbria eh, hanno portato molte risorse oltre a quelle del bilancio eh, regionale le hanno portate e ne porteranno visto che credo che siano in, in, in via di, eh, diciamo di avvio quasi 32 cantieri delle scuole dell'Umbria eh, certamente questo del disagio, chiamiamolo così, perché è vero che c'è eh, un aumento molto forte delle certificazioni eh, diciamo, per i bambini che frequentano le nostre scuole, spesso sono anche diciamo, un po' estremi estremizzate dal fatto che la famiglia e la scuola non trova non trovano altre risposte, quindi magari dei disturbi, diciamo così, penso ai disturbi ai, ai DSA o penso eh, appunto a, a disturbi legati a una fase di crescita, a un momento di difficoltà della famiglia, eh, si sceglie di certificarli, quindi in automatico di eh, mettere diciamo, una persona di sostegno eh, alla frequenza del bambino eh, alla scuola proprio perché qualche volta manca una struttura di supporto. Più leggera, che può essere una mediazione familiare, un sostegno alla genitorialità esterno o anche, eh, magari mh, perché no, una formazione dei docenti eh, diciamo sul, sul caso, sulla persona, una presa in carico eh, di quelli che si chiamano bisogni speciali più approfondita, quindi un percorso di tutela del bambino che non necessariamente debba eh, essere eh, certificato e quindi aver bisogno del sostegno. Negli anni precedenti abbiamo lavorato un po' anche con le commissioni mediche su questo, perché insomma eh, eh, è vero che c'è eh, il bambino con disabilità che necessariamente ha bisogno di un supporto sia esso fisico, sia esso eh, diciamo in, in ambito della disabilità, eh, di quindi della psichiatria, ma ci sono anche delle situazioni borderline che potrebbero essere gestite eh, diciamo in modo un po' più collegiale, evitare poi eh, di mettergli il, il il, il Bollino eh, 104, che purtroppo si porterà poi eh, tutta, tutta la vita e comunque segna un percorso eh, rispetto a chi appunto, esprime un, invece un vero e proprio disagio. Eh, C'è un tema anche, un altro tema forse che eh, vale la pena approfondire. Eh, Un'attenzione particolare è uscito ieri sulla stampa, eh, una, sì, una riflessione importante. Eh, che c'è stata un'attenzione molto forte nella scuola, diciamo, nella scuola primaria, quindi nella scuola elementare, anche in termini di risorse, di formazione dei docenti, eh, altrettanta attenzione nelle scuole superiori di secondo grado, se penso eh, alle esperienze no, di alternanza scuola-lavoro, la formazione dei docenti, tutta la parte digitale. Forse c'è un buco nero sul quale eh, bisogna fare un po' più di attenzione che sono le scuole medie, è una fase delicatissima della crescita dei ragazzi eh, dove la famiglia anche è anche impreparata magari a gestire no, mh, particolari situazioni emotive e anche diciamo, dovute a un ambiente pieno di stimoli, qualche volta lì forse no? c'è un gap proprio che riguarda purtroppo anche le competenze, cioè i nostri ragazzi rispetto ai ragazzi italiani e anche nel quadro europeo sono, hanno delle competenze molto buone alle scuole medie, molto buone nei licei. Diciamo un po' meno buone nelle scuole professionali e tecniche, ma invece c'è proprio un buco nero nelle scuole medie, dovute al fatto che non c'è un'attenzione per questi tre anni importantissima. È una scuola che un po' soffre un passaggio e che forse avrebbe bisogno di un po' di risorse, di una formazione più attenta, anche dei docenti. E fa piacere che si consideri questa, questo momento perché in effetti è lì che bambini, ai bambini viene chiesto un po' un salto di qualità, quindi è il momento forse cruciale più ancora no? che la secondaria superiore dove i ragazzi sono già grandi, sono già passati su varie esperienze. De Vincenzi, l'istruzione è un altro di questi punti che la politica deve seguire molto da vicino. Dalle parole della Casciari abbiamo sentito che c'è un interesse, un, si, si mette anche a fuoco quale può essere il problema da risolvere. In effetti, rimane la materia cruciale per il nostro futuro. La formazione dei nostri Beh. figli che tra l'altro non hanno neanche più la, la certezza di una volta per cui si, si studiava per, in questo momento si studia perché ci si deve andare, però eh, poi le prospettive naturalmente sono diverse da quelle di qualche tempo fa. Sì, naturalmente il, diciamo, la realtà attuale è molto cambiata rispetto a quella che abbiamo vissuto noi, si sapeva che quando magari eh, si fosse intrapreso un istituto, gli studi in un istituto tecnico commerciale si alla fine avremmo terminato col lavorare in campo ragionieristico. Eh, oggi non è più così e questo è il grande problema di questi giovani che si trovano a scegliere anche dei percorsi universitari perché comunque ormai ogni tipo di attività è soggetta alla richiesta di un eh, titolo. Eh, però poi la corrispondenza in termini lavorativi e in termini anche di reddito rispetto a quella formazione non, è, non esiste più. Quindi il problema è molto complesso, è un problema che, eh, per cui noi ci sentiamo continuamente rispondere, che viviamo nell'era nell della conoscenza, ma la domanda è se mai abbiamo vissuto fuori da un'era di conoscenza posto che lo stesso progresso dell'uomo è collegato. Al, eh, alla, al, al passaggio e alla condivisione delle nuove scoperte, e eh, siamo tutti consapevoli, dire oggi scoprire oggi che siamo nell'era della conoscenza è abbastanza paradossale. Quello che ci lascia veramente perplessi è che in realtà eh, si pensa di risolvere il problema dell'istruzione e la diffusione appunto, delle conoscenze e delle competenze, perché poi non dobbiamo dimenticare che sono due passaggi diversi, perché la conoscenza è conoscere e la competenza è saper fare. Quindi questi aspetti, naturalmente, che soprattutto nel passato sono stati molto deficitari nella nostra scuola, nonostante tutto hanno permesso che dalla nostra scuola uscissero fuori geni indiscussi, voglio dire, insomma tutte le, le più recenti ma anche passate. Scoperte, applicazioni, gli stessi computer sono nati in Italia o tanto per citare le cose che utilizzano di più oggi i nostri ragazzi, no? Quindi da questo punto di vista la scuola italiana ha una tradizione di tutto rispetto. L'abbiamo persa negli ultimi tempi, eh, ma eh, sicuramente per problemi organizzativi. Eh, dare la colpa a qualcuno credo che non lo si possa fare, in primo luogo eh, darla ai docenti che stanno vivendo un momento di transito molto difficile eh, e da qui eh, io invoco sempre eh, il, diciamo, la corresponsabilità e quindi la massima partecipazione a tutti i processi decisionali nella scuola, sia del, degli insegnanti ovviamente, dei dirigenti, ma anche dei genitori e delle famiglie in generale, perché senza un, diciamo, una comunità che educa non usciamo fuori da alcuni passaggi fondamentali. Si è parlato di questi problemi eh, della, delle certificazioni, i disturbi dell'apprendimento stanno aumentando molto. Stanno aumentando situazioni molto complesse che ci dicono di famiglie che non riescono a svolgere il loro ruolo educativo e questi aspetti, collegandoci e ricollegandoci al discorso che facevamo prima della destrutturazione della famiglia, collegata anche a un'applicazione diciamo, un di unioni civili fatte come sono state proposte, ci dicono che in realtà il problema è molto più profondo ed è un problema diffuso, un problema diffuso di educazione. Eh, di mezzi che i ragazzi utilizzano, io stesso come ricercatore universitario e come docente ho più volte messo in evidenza l'attitudine la, dei ragazzi ad avere notevoli informazioni ma l'incapacità di metterle a sistema, di ricollegarle fra loro. Quindi questo può essere anche collegato al fatto di un uso diffuso dei media per cui vanno, leggono, poco, immagini, eh, ma non hanno il tempo di riflettere e di rimettere a sistema. Quindi, le informazioni acquisite. Quindi è un problema complessivo e io non credo che una riforma con tutto il rispetto per le buone intenzioni eh, possa risolvere eh, concretamente il problema. Vediamo laddove eh, i docenti si assumono in, primo, eh, in prima istanza eh, l'onere di eh, affrontarli, allora notiamo eh, molti buoni risultati. Il problema vero fondamentalmente è che le leggi non bastano se l'uomo non si applica in concreto e non vuole ottenere quello che è l'obiettivo che si vuole realizzare. Siamo agli sgoccioli, vorrei tornare a Carla Casciari per spendere le ultime due parole proprio sui docenti, perché tanto faticano a insegnare, che è una parte della loro attività, sta diventando un aggravio di burocrazia e compilazione di documenti tale che molti di questi docenti dicono noi all'atto pratico, riforma o non riforma, non riusciamo più a fare quello per cui siamo prioritariamente qui, cioè essere in classe e spiegare la propria materia. La politica come riuscirà ad, ad aiutare queste migliaia di persone che lavorano e che formano i nostri figli? Allora, intanto eh, purtroppo dal punto di vista regionale la mancata applicazione appunto della, della riforma del titolo V non ci dà dirette competenze eh, sulla formazione dei docenti. Eh, però eh, devo dire ecco, in questo mi trovo d'accordo con il consigliere ehm, che la buona volontà di molti docenti, soprattutto in alcune fasce di scuola, soprattutto in alcune realtà, eh, ha garantito appunto che la scuola mantenesse quella, quelle eccellenze mh, di una scuola pubblica che eh, da sempre ci ha contraddistinto. Eh, certamente eh, lo sforzo è anche uno sforzo adattativo perché sono cambiati anche appunto eh, i mezzi se penso appunto alla scuola digitale molti dei docenti si ritrovano ad avere Un'età media per cui eh, non hanno mai avuto a disposizione no, la possibilità. Quindi aggiornarsi in un, con un ritmo così veloce, così come i ragazzi eh, sono abituati utilizzando eh, tablet e PC ormai da, no, dalla giovane età, capisco che è un salto difficile. Ehm, capisco anche eh, che diciamo, è difficile reggere una classe eh, numerosa con qualche criticità in più, una classe multietnica. Eh, gli sono stati dati degli strumenti anche dal punto di vista regionale, abbiamo investito qualcosa anche sul Fondo eh, Sociale Europeo proprio per eh, aiutare, per quello che ci riguarda, penso alle competenze digitali, penso alla formazione in alcuni ambiti, penso ad aiutare i docenti delle scuole superiori di secondo grado a incontrare le imprese e quindi aprire la scuola. Sono state fatte, per quanto naturalmente di competenza regionale. Eh, ora credo che questa nuova ventata anche di assunzioni eh, porti dentro la squadra le competenze eh, nuove che non solo saranno di sostegno ai docenti che ci sono già, eh, ma potranno essere anche una formazione interna in ambiti eh, appunto, che, sono, che riguardano soprattutto l'era eh, digitale e nuovi metodi di insegnamento. Bene, il nostro tempo è terminato, ringrazio i consiglieri Carla Casciari del Partito Democratico, Sergio De Vincenzi, gruppo Ricci Presidente, per la loro presenza qui, per aver dibattuto e ringrazio naturalmente voi per averci seguito. Appuntamento alla settimana prossima.